Stefania Fanelli, compagna, amica, rappresentante del consigliere comunale di Marano della città di diritti e referente ABS. Alleanza Verde Sinistra e Sì. Sinistra Italiana. Come mai siamo qui oggi, Allora, Stef? Nello, sì, siamo qui, tra poco ci rechiamo in sopralluogo presso la cava Suarez, dove praticamente è stato riscontrato da parte della Procura della Repubblica un disastro ambientale forse senza precedenti. Pensate, sono stati interrati, pensate ad un palazzo di quasi 9 metri di rifiuti. Anche pericolosi come l'amianto, quindi gli idrocarburi. Allora, noi chiediamo innanzitutto ai sindaci, perché questa zona, che si trova appunto nell'ambito del parco metropolitano delle colline dei Camaldoli, quindi dovrebbe essere invece un luogo di vita e invece sta diventando un luogo di morte, perché qui ci sono. Di qui a poco l'ex cava del poligono, l'ex discarica di Chiaiano. A Marano c'è una discarica abusiva, oggetto di inchiesta anche. Io partecipai a una commissione, alla commissione speciale d'inchiesta sui rifiuti. Ripeto, qui c'è un disastro senza precedenti che, come diceva il presidente Nardella, interessa il comune di Napoli, il comune di Marano, di Mugnano, di Calvezzano. È assurdo che in questa terra si continua a morire per mano di sporchi criminali. Noi chiediamo che i sindaci, e non ci rassegneremo finché i sindaci non chiedono al governo di intervenire e si costituiscono parte civile a tutela della salute dei cittadini. Noi non ci fermeremo.